Caffè delle Mura, c'è la svolta, Umberto Costa vince la gara. Il giovane lucchese titolare della pizzeria da Umberto in Piazza Grande si è aggiudicato l'asta per la gestione in affitto dello storico locale per 2 anni. L'ex Coop sulla Via Romana diventa la casa del commiato, storico traguardo per la Croce Verde di Lucca che domenica 3 dicembre inaugurerà il nuovo spazio di 1400 metri quadrati. La Filarmonica di Vienna omaggia Puccini, un'emozione unica al Teatro del Giglio per il 99° anniversario della morte del maestro con l'orchestra più famosa del mondo guidata dalla bacchetta di Adam Fischer. Il calcio, Lupi contro Pantere, prima però l'Arezzo, sarà l'Avellino l'avversario della Lucchese nei quarti di finale di Coppa Italia. Gorgone prepara la trasferta di sabato sera ad Arezzo. UCI al rally di Monza già da campione, si corre venerdì e sabato su sterrato e l'asfalto, la gara Brianzola è epilogo della stagione rallistica tricolore. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque l'edizione dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura, ci occupiamo del Caffè delle Mura che finalmente ha trovato un nuovo gestore, sentiamo. Finalmente è arrivata la svolta annunciata per il Caffè delle Mura, lo storico locale di Lucca, un nuovo gestore. Si tratta della società Umberto SRL, di cui è titolare Umberto Costa, proprietario della pizzeria da Umberto in Piazza Napoleone. Il giovane imprenditore lucchese si è aggiudicato l'asta che si è svolta in mattinata all'Istituto Vendite Giudiziarie di Viale San Concordio, indetta dalla curatela fallimentare per assegnare la gestione in affitto della struttura per i prossimi 2 anni. Tra i concorrenti c'era anche il patron del Summer Festival, Mimmo D'Alessandro. La sua offerta però non è stata ammessa, così come quella di un imprenditore di Prato, per mancanza di un requisito previsto dal bando, un'esperienza pluriennale nella ristorazione. Il prezzo base della gara era di 30.000 euro, offerta proposta da Giovanni Martini del Bar Monica di Corso Garibaldi, che poi è salita a 52.000, quota a cui l'affitto è stato aggiudicato alla Umberto SRL. Sono molto contento per quest'asta, per come sia andata, non pensavo di vincerla. E i progetti futuri le scoprirete nel 2024. Finalmente possiamo parlare con concretezza di un nuovo inizio per il Caffè delle Mura, il commento del sindaco Pardini e degli assessori Santini e Bruni. Tornerà a vivere un luogo simbolo della città che per troppi anni è stato al centro di un complesso contenzioso giudiziario. Adesso rimaniamo a Lucca, sugli spalti delle mura e per la precisione all'ex campo Balilla, dove le immagini realizzate da Gianni Maestripieri parlano da sole. Vediamo. In attesa dell'arrivo dei mezzi e degli uomini di Sistema Ambiente per liberare lo spazio dai rifiuti, questa era l'immagine che si presentava oggi a chi viaggiava sulla circonvallazione delle mura di Lucca, all'ex campo Balilla. Ormai da anni territorio di costruzione, distruzione, sistemazione, poi ricostruzione, zona vocata ai capannoni del Comics e al palco dei grandi concerti del Summer Festival, detriti e rifiuti raccolti rappresentano solo una piccola parte del problema. Il fango la fa e la farà da padrone per qualche mese, in attesa che una nuova semina riporti il campo all'originario verde degli spalti. Un problema annoso, quello dello spazio a ridosso delle mura rinascimentali, che in occasione dei grandi eventi rappresentano naturalmente un must di grande richiamo ed un brand della città. Uno storico traguardo per la Croce Verde di Lucca in occasione dei suoi 130 anni ha recuperato gli spazi dell'ex Coop sulla Via Romana, al suo posto c'è la Casa del Commiato, vediamo. L'ex punto vendita Coop sulla Via Romana diventa la Casa del Commiato, uno storico traguardo per la Croce Verde di Lucca che domenica 3 dicembre inaugurerà il nuovo edificio in occasione dei suoi 130 anni, un risultato ottenuto grazie agli sforzi dell'associazione e alla donazione di Carlo Astore, nonché al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lo spazio di circa 1400 metri quadrati rappresenta una novità assoluta per il territorio, offrendo alle persone la possibilità di utilizzare un luogo di raccoglimento per condividere i
momenti di addio e di commemorazione dei loro cari. A disposizione infatti ci saranno due sale del commiato per riti sia laici che multiconfessionali, oltre a 6 salette del commiato dove le famiglie potranno vegliare i loro cari in assoluta privacy e riservatezza. La nuova struttura della Casa del Commiato ospiterà anche gli uffici dell'Agenzia Funebre della Croce Verde di Lucca, che si trasferiranno dalla sede centrale di Viale Castracani. È un progetto che avevamo nel cassetto da tantissimi anni, già i presidenti dottor Bechini, dottor Mungai avevano provato o comunque idealizzato la creazione di uno spazio del genere. Beh, ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti da soli, ma soprattutto grazie al contributo di un nostro concittadino Carlo Astore e con il sempre presente contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. Il centro funzionale della regione toscana ha emesso una nuova allerta meteo per le prossime 24 ore di colore arancione. Interesserà la Toscana settentrionale per il rischio di forti temporali e piogge intense che possono mettere a rischio idraulico e idrogeologico il reticolo minore fino alla mezzanotte di venerdì 1 dicembre. E adesso ci spostiamo al Teatro del Giglio, in centro storico a Lucca, dove l'orchestra forse più prestigiosa al mondo, la Filarmonica di Vienna, ha omaggiato il maestro Puccini nel giorno dell'anniversario della sua morte. Un'emozione unica, vibrante, quella vissuta al Teatro del Giglio in occasione del concerto organizzato dal Comitato Giacomo Puccini nel giorno della sua morte, avvenuta il 29 novembre del 1924. A regalare tanta qualità i componenti della Wiener Philharmoniker, una delle orchestre, se non la più famosa al mondo, guidata dalla bacchetta di Adam Fischer. La serata si è aperta con i saluti istituzionali. Prima il presidente del teatro Giorgio Angelo Lazzarini, poi, non senza emozione, il presidente del comitato, il direttore Alberto Veronesi. Sono particolarmente emozionato e orgoglioso e anche onorato di poter celebrare oggi l'inizio di questo 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini con le più grandi, straordinarie forze artistiche oggi presenti nel mondo. Con il concerto del Giglio si sono aperte ufficialmente le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, alla presenza anche del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. È l'ultimo grande operista della storia della cultura della nostra nazione, ma è un compositore che è molto presente per la sua modernità e affascina ancora le platee di tutto il mondo con una grandissima forza. Sulla stessa linea anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini. E questa sera c'è un omaggio incredibile, perché avere qua i Wiener Filarmonica nella nostra città è un'emozione, sarà un'emozione bellissima che stiamo tutti per godere, e io di questo ringrazio il Comitato per le celebrazioni pucciniane che ha permesso la realizzazione di questo grandissimo evento. La prima parte della serata è stata interamente dedicata alla messa a quattro voci di Giacomo Puccini, con le voci soliste del tenore Vittorio Grigolo e del baritono Massimo Cavalletti. La seconda parte, il Libera Me del Requiem di Verdi, al termine tanti minuti di applausi che sono poi proseguiti anche nel ridotto del teatro e hanno confermato il successo di una serata straordinaria per la città di Lucca. Ancora la musica, dopo una pausa di 5 anni Lenny Kravitz torna sul palco di Piazza Napoleone. Il Lucca Summer Festival mette a segno un altro grande colpo portando sul palco di Piazza Napoleone Lenny Kravitz. Il 12 luglio 2024 l'artista tornerà ad esibirsi a Lucca dopo una pausa di 5 anni. L'ultimo tour del cantante statunitense toccò l'Italia nel 2019, anno in cui si esibì proprio nella nostra città al Lucca Summer Festival. Icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d'oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, 12° studio album del cantante. Un disco esplosivo, romantico, di ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock and roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. In quanto forza creativa implacabile, musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer, continua ad essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l'arte e la cultura.
In tutta la sua carriera Kravitz ha vinto 4 Grammy Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. I biglietti per il concerto sono in vendita da mercoledì 6 dicembre. Lasciamo Lucca, Lisi Garfagnana ha ricevuto 6 borse di studio per un valore di 10.000 euro. A Lisi Garfagnana la consegna di 6 borse di studio per un valore totale di 10.000 euro per i migliori alunni delle classi 4 e 5 dell'anno scolastico 2022-23 del corso Sistema Moda dell'ITT Francesco Vecchiacchi. Le borse sono state concesse dall'azienda Antica Valzerchio, facente parte del gruppo Florence, realtà tessile locale con una storia di oltre 70 anni, oggi azienda di riferimento nella produzione di accessori tessili destinati alla persona e alla casa. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Alessandro Bertolani per Antica Valzerchio e Matteo Marchetti del gruppo Florence, il consigliere regionale Mario Puppa, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e la dirigente dell'Isi Garfagnana Mila Berchioni. A ricevere le borse di studio intitolate alla memoria di Maria Grazia dalla mano Bertolani e di Renzo Rossi, conosciuto come Pilade, sono state per la classe 4 C Anna Del Debbio, che ha ricevuto il primo premio, Irene Bertolini, seconda classificata, e Serena Accorsini, terza classificata. Per la classe 5 C, prima classificata, Valeria Nardini e poi secondo posto ex aequo per Sara Gomez, Susanna Setti, Giulia Bertelli. E a proposito di formazione, al Polo Tecnologico di Lucca si terranno a dicembre una serie di incontri per le aziende durante i quali approfondire i nuovi temi dell'e-commerce, l'intelligenza artificiale e la cyber security. Giulio Del Fiorentino. Twin Match, un problema, due soluzioni. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest organizza al Polo Tecnologico Lucchese 4 incontri dedicati a soluzioni che le imprese possono cogliere per approfondire le opportunità di sviluppo del proprio business, senza perdere di vista la sostenibilità. Si chiama Twin Match, un problema, due soluzioni, ed è un ciclo di seminari dedicato ad alcune innovazioni tecnologiche. Abbiamo scelto di coinvolgere le aziende insediate per raccontarci quali sono le soluzioni che di volta in volta si propongono a fronte di una sfida, di un problema comune. Il prossimo incontro è previsto per martedì 5 dicembre alle 4:30 qui al Polo e si parlerà di e-commerce. Vogliamo un po' sfatare l'idea che basti avere una vetrina online per poter vendere i propri prodotti. Quindi grazie a due aziende del Polo invece scopriremo quali sono le strategie, i trucchi, gli accorgimenti, le tecnologie utili per poter vendere online. L'altro evento, l'altro incontro si terrà il 13 dicembre, sempre qui al Polo, sempre alle 4:30, e parleremo di comunicazione aziendale. Quindi anche in questo caso quali sono i linguaggi, le forme, gli strumenti, quali sono i media da tenere sotto controllo e da sviluppare per far crescere la propria attività imprenditoriale. E anche in questo caso saranno due startup che ci raccontano come si può fare. A 5 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pierucci, l'associazione che porta il suo nome dedica una mostra alle opere pittoriche dell'artista, cantore dei vicoli, delle piazze e dei monumenti della nostra città. Pierucci ha saputo trasfigurare quei luoghi e quelle vedute in un tripudio di luci e colori. La mostra sarà inaugurata alle 17 del 1 dicembre e resterà aperta al pubblico dalle 9:30 alle 12:30 nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30 fino al 9 dicembre nella sala dell'affresco del complesso di San Micheletto, messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. E adesso andiamo a vedere l'iniziativa lanciata dal Comune di Lucca, un cortometraggio per valorizzare i negozi di vicinato. Un cortometraggio per preservare e valorizzare i negozi di vicinato, le attività alimentari ancora presenti nelle frazioni del territorio comunale. L'iniziativa è stata illustrata dal sindaco Mario Pardini e dall'assessore Paola Granucci, ideatrice del progetto. Il Comune di Lucca ha infatti avviato un tour a impatto zero nei paesi del territorio per conoscere e promuovere le botteghe di vicinato, simboli non solo commerciali dei tempi che furono, ma anche fulcro e veicolo di importanti funzioni sociali e culturali. L'obiettivo del progetto consiste infatti nel preservare le realtà ancora esistenti, valorizzando la storia, le peculiarità e il ruolo di queste attività.
Il comune punta a mettere i riflettori su queste botteghe di vicinato, a promuoverle, a sensibilizzare, ripeto, i cittadini a andare nelle botteghe di vicinato, nelle botteghe di paese. Tra l'altro questo progetto ha messo in evidenza che ce ne sono veramente poche, sono circa 35 su tutto il territorio comunale che abbiamo girato da Piazza Brancoli fino a Santa Maria del Giudice, tutto il territorio, e quindi dobbiamo preservarle e cercare di incentivare le persone a frequentarle, perché veramente si riscoprono i profumi dal profumo della mortadella alla verdura fresca, cosa che purtroppo nelle grandi distribuzioni sono perse. Il viaggio con fini divulgativi tra le botteghe di paese è stato compiuto su un mezzo ad impatto zero, fornito dalla concessionaria Volauto, sostenitrice del progetto. Si chiude così l'edizione dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie per averci seguito fin qui. Adesso una pausa pubblicitaria e poi linea allo sport, curato da Guido Casotti. Arrivederci.